raccontaci. Io sono Rosanna Bruschi, anzi nel mondo diciamo delle associazioni sono conosciuta come Nonna Rosanna, e sono una persona che 26 anni fa ha voluto lanciare una sfida, la sfida di usare il burattino, che è uno strumento antichissimo, come strumento educativo e formativo, per far sì che tante persone, non solamente i bambini ma anche i ragazzi, i giovani e gli adulti, potessero stare insieme, conoscersi, lavorare, educarsi. E quindi è una sfida alla fantasia, alla capacità di realizzare le cose stando insieme in maniera semplice, allegra, e soprattutto è un'attività che, oltre diciamo che trasferire su chi ci ascolta quello che vogliamo comunicare, serve in particolare a noi che lavorando insieme ci educhiamo contemporaneamente. Ecco, questi che per esempio vedete qui sono dei burattini che hanno costruito dei ragazzi che vengono al laboratorio. Il nostro laboratorio si trova nella sottochiesa, diciamo così, dell'oratorio dei Salesiani di Via Roma, e la nostra associazione è divisa in altri tre gruppi suddivisi per età: bambini delle elementari, delle medie inferiori e ragazzi delle superiori, delle università e laboratori. Facciamo tutto da soli, amiamo portare il frutto del nostro lavoro in chi lo vuole ascoltare, vedere e condividere con noi quello che possiamo comunicare. Ci siamo dimenticati di dire il nome dell'associazione. Ecco, mi sono dimenticata. Burattinando. E diciamo, ecco, volevo aggiungere anche una cosa, che la nostra associazione, essendo lì all'interno dell'oratorio salesiano, può essere raggiunta molto facilmente, e diciamo ci sono diversi pomeriggi in cui noi ci incontriamo con i ragazzi, e abbiamo una mostra, oltre che un teatrino lì sotto, abbiamo anche una mostra praticamente perenne che raccoglie più di 200 burattini, tutti fatti a mano. Perfetto, vi do un consiglio: partecipate agli eventi dove partecipa Burattinando, perché la nonna qua è fantastica, lavorare con i bambini, solo vederla è uno spettacolo. Posso dire una cosa? Certo. Ecco, proprio a seguito del fatto che noi lavoriamo lì all'interno, ma diciamo che il nostro fondatore, il nostro ispiratore è Don Bosco, il 18 c'è un grande evento nella nostra parrocchia che prevede appunto l'arrivo dell'urna con Don Bosco, però se volete alla sera di questo venerdì 18 alle ore 21 c'è anche uno spettacolo di burattini e attori che si intitola Don Bosco vive sempre. Perfetto, grazie molto.